il Signore avrebbe potuto redimerci in altro modo, in modo più semplice, in modo più facile, invece ha scelto la via della croce, ha scelto la via dell'amore, poiché attraverso la croce Dio ci ha dimostrato fino a che punto può amare le creature create a sua immagine e somiglianza per riscattarle dal peccato, per ricondurle alla casa del Padre, per ricondurle nel Santo Paradiso. E questa festa prende origine da un evento appunto miracoloso avvenuto nella prima metà degli anni 600 con l'imperatore Eraclio, l'imperatore di Oriente, che voleva riconquistare, riportare la croce, quella che Sant'Elena aveva collocato sul Calvario, voleva la croce stessa di Nostro Signore, che era stata ritrovata da Sant'Elena, ma era stata rubata, era stata presa dai persiani. E quindi per una quindicina di anni la croce di Cristo fu in terra di Persia e nelle mani dei pagani. E quindi veniva certamente dileggiata, ma l'imperatore Eraclio trova l'occasione per riportare la croce a Gerusalemme. E dice il mattutino che abbiamo letto nella liturgia odierna, dice il mattutino che l'imperatore Eraclio, prima di capire come doveva fare a riconquistare la croce di Nostro Signore, si mise in preghiera, si mise a fare digiuni, si mise a chiedere l'aiuto del Signore. Dopo lunghe preghiere, dopo lunghi digiuni, ecco che il Signore gli ispira che deve muovere guerra ai persiani e lui ottiene diverse vittorie, ma come succede sempre in coloro che muovono guerra a Cristo, alla fine si sfaldano da se stessi. Ecco che il nemico di Cristo, il re di Persia, davanti all'avanzata dell'imperatore Eraclio, dei suoi eserciti e dei suoi generali, si ritira, scappa e dà il compito della difesa uno dei suoi figli. Ma succede che il figlio maggiore, preso da invidia, preso appunto da rabbia, poiché non era stato chiamato lui a svolgere quel compito, a essere partecipe del re stesso, del suo potere. Ecco che il figlio maggiore fa uccidere il padre e fa un compromesso con Eraclio stesso per continuare a governare su quei territori di Persia. Ecco che Eraclio mette delle condizioni e la prima condizione, come riporta anche il mattutino, la prima condizione è restituire la croce santa di Cristo. E allora la croce viene riportata in modo solenne a Gerusalemme, ma qui avviene un miracolo, un segno dall'alto, e dobbiamo cogliere il messaggio che è valido anche per noi ai nostri giorni. L'imperatore orgoglioso di riportare la croce di Nostro Signore a Gerusalemme sul Monte Calvario si barda, possiamo dire, di gemme, di oro e anche di fasto, è in pompa magna, porta la croce di Nostro Signore, pensando certamente che quello era un modo degno di esaltare la croce del Signore. Ma arrivato al Monte Calvario, ecco che una forza misteriosa gli impedisce di andare avanti, una forza gli impedisce il cammino, e una forza soprannaturale non gli permette di accedere al luogo santo dove doveva essere collocata, ricollocata la croce del Signore. E allora ecco, i convenuti capiscono che sta succedendo qualcosa di importante, sta succedendo qualcosa di serio, chiamano il sacerdote di Gerusalemme, il vescovo Zaccaria, che sa interpretare quel fatto e dice all'imperatore: tu non puoi andare oltre poiché sei bardato in questo modo solenne, ma ti devi spogliare dei tuoi vestiti, devi accedere al Calvario così come il nostro Signore si è presentato, ti devi presentare nudo. E allora il re si toglie le calzature, si toglie quegli abiti sfarzosi, si toglie tutti i monili d'oro e così, in questo modo, ecco, trova la forza di ricollocare la croce dove andava ricollocata. Ecco, dicevo, questo evento miracoloso, che non è una favola, è un evento
è un evento storico, anche se viene tramandato come leggenda, ma sappiamo bene che i modernisti non credono in tutte queste cose qua, ma noi ci crediamo perché nulla è impossibile a Dio e Dio ci parla in tanti modi, ci parla anche attraverso dei segni clamorosi, dei miracoli eclatanti. Ecco che Dio voleva mandare un segno all'imperatore e a tutti i convenuti e anche a noi che ricordiamo questi eventi. Il segno è che sul Calvario non si può andare, non si può andare pieni di sé, non si può andare trionfanti, non si può andare anche glorificando se stessi. Probabilmente l'imperatore anche voleva il merito, voleva anche il vanto. Voleva essere, diciamo, esaltato lui più che il Signore stesso, ma ecco, il Signore fa capire che sul Calvario bisogna andare nudi e sul Calvario bisogna ripercorrere la stessa via di Cristo. Gesù ha detto: nessuno è più grande del suo maestro. Se hanno trattato così me, tratteranno anche voi. Voi dovete seguire le mie orme, prendete anche voi la vostra croce quotidiana. E allora ecco, il messaggio è chiaro anche per noi. A volte anche noi cerchiamo il Signore, ma non per la sua gloria, lo cerchiamo per la nostra gloria. Mentre il Salmo dice: non a noi, Signore, ma al tuo nome sia gloria. Anche noi a volte possiamo cercare la vita spirituale, possiamo cercare anche di portare le nostre croci, ma cercare di fare questo, ma non per amore di Gesù, ma per la nostra gloria, per averne merito, con secondi fini. Anche noi possiamo ingannarci e scappare dalla via della nostra croce. Anche noi possiamo cercare il Signore per altri fini, per altri scopi che non sono l'amore stesso per il Signore. Quante poche anime cercano il Signore per il Signore? Quante poche anime cercano il Signore perché è degno di essere amato? Molte volte anche noi cerchiamo il Signore per chiedere grazie, per chiedere guarigioni, per chiedere cose materiali, solo per chiedere. Molte volte cerchiamo il Signore per interessi o per averne un tornaconto, per averne dei meriti, per averne anche un ritorno d'immagine, se così possiamo dire. E cerchiamo il Signore in maniera non retta. Ecco, invece questo evento dell'esaltazione della croce ci ricorda che il Signore va cercato, ma va cercato sulla via della croce, va cercato ricalcando le sue orme, va cercato spogliandosi di se stessi, di tutte le proprie convinzioni, di tutti i propri modi di superbia, di tutto quello che invece è contrario alla via della croce. E il Signore è degno di essere amato per se stesso, perché Lui è Dio, perché Lui è il Signore, perché solo Lui può darci quella pace, quella gioia, quella riconciliazione con Dio che è presente nel desiderio di ogni cuore umano, ma molte volte, ecco, la cerchiamo su strade sbagliate. E quindi per questo motivo noi vogliamo oggi esaltare, ecco, la croce del Signore.